Lei è un pedano cattivissimo. Gli ultimi 2 anni ha mostrato che potrebbe fare chiunque gara. Se lei è un po' tranquillo, non agitato, può vincere tutto. Ogni tanto agitata e non riesce a essere calma, ogni tanto. È necessario proprio fermarla. Perché come tutte le donne, quando sono agitate un po' perdono le idee. Dico sempre, spesso, stai calmo, stai calmo. Stai calmo, stai calma, stai calma. Quindi che vuol dire stai calma? Cioè ti agiti molto prima della gara o durante? Anche durante, ogni cioè, quindi tanto se stai non in difficoltà, cioè non conviene fermarsi un attimo, ragionare, avere, sì, hai dei trucchi ovviamente. Sì, sto lavorando anche mentalmente per controllare l'ansia, per stare molto più tranquilla, per recuperare, cioè attivare e disattivare l'agitazione. Ma, trucco tipo aggiusti i capelli, ragiono un attimo che cosa sto dicendo, che cosa sto facendo? No, un momento di pausa, tutto mio, in relax, respirare a fondo, concentrarmi su quello che veramente devo fare, dei lavori di visualizzazione anche mi aiuta. Certo, e sei combattiva perché all'inizio è stato, cioè, sei una tosta. Io sono una tosta. Beh, è difficile non essere tosti. No, per arrivare a questi livelli per forza bisogna essere bisogna tosti. Bisogna essere tosti, bisogna tirare. Ma cattivi? Bisogna non mollare mai, bisogna e anche avere voglia di fare fatica, perché se uno non ha voglia di fare fatica e di arrivare in alto è facile mollare. Senti, e secondo te le tue compagne di squadra come sono per la squadra? Toste. Toste? Toste. Andiamo a sentire un attimo cosa dicono di te invece, vediamo un po', non è facile. Teniamo molto a definirla la nostra macinatrice, nel senso che è una fabbricatrice di punti, io la definirei così. Non credo abbia grosse paure, Mara mi sembra una che è in grado di gestire il pre-gara sia a livello individuale che a livello di squadra senza grossi problemi, quindi forse in questo è quella che è più spensierata, credo di noi, credo di poter dire così. Noi abbiamo questa caratteristica per cui per ogni occasione, a seconda del tipo di evento, ci piace proprio creare il motto diverso per ogni occasione. E a noi ci piace molto l'improvvisazione, quindi non so, bisogna, anche lì seguiamo l'istinto, magari la sera prima un'illuminazione, poi sì, la magari propongo. Succede qualcosa che faccia venire in mente qualcosa di particolare. Ci ispirare dagli eventi esterni per. È gentile a parlare al plurale, perché in generale è solo lei che si fa ispirare. Ciao Mara, a Legnano ti aspetta la gara, gara squadra, gara individuale e anche qualcos'altro, un piccolo presentino da parte mia che so che accoglierai con molta gioia. Ciao Mara, volevo dirti, raccomandarti di comportarti bene al tuo incontro a Sky e di portare alto il nostro nome e soprattutto volevo farti da amica, come sempre, un grande in bocca al lupo per la gara degli europei e anche per le tue Olimpiadi che farai. Ciao, ciao. Mara. Tanto domani le vedi subito, cioè, o le picchi, no, sono state sono carine. Sono state troppo carine, veramente, eh? Mi sono quasi emozionata. Diciamo che qui con loro... Alla mia prima gara, sì. Che sono arrivata ultima, non glielo dire a loro, perché sennò ti devono... Alla mia prima gara avevo 9 anni, però sono cresciuta un po'. No, devo dire che con loro mi sono emozionata davvero tanto e ho condiviso forse qualcosa di più ai mondiali a Catania. La gara era importante, ci siamo comportate bene. Benissimo. E è arrivato un bronzo, poteva essere qualcosa di diverso. Io intanto l'emozione che ho provato è... Assalto dopo assalto con loro è stata un'emozione fortissima che forse non dimenticherò veramente mai. Senti, dovete preparare quello sketch, il motto, un qualcosa. Motto è una cosa che in realtà è nata lì, questo.
è molto più portata a... molto scenica, no? Sì, io magari do là, io sono l'aiuto, lei poi formula e poi magari andiamo a bussare nella stanza sì. di Bianca e Rossella e gli facciamo, va bene. Senti, ma perché ti chiamo la macinatrice? Perché porti punti, c'è diciamo, una certezza, sì, io ho un ruolo abbastanza, diciamo che porto molte stoccate. Non quindi so. Vai al recupero un pochino? Sì. Sei a chiamata al recupero spesso, posizionata spesso per recuperare? Riesco a fare questa impresa, tra virgolette, mi piace, ho una scherma che mi può permettere di fare questo, e se poi Sandro mi incalza, il nostro CT mi incalza, allora lì è un problema degli avversari. Loro sono dell'aeronautica, tu sì, sei dell'esercito, cioè non è che litigate pure in questione di arma, no? No. Io sono un bersagliere, sono fiera di esserlo. Anzi, quindi è anche importantissimo, perché senza i gruppi militari ci sarebbe anche crescita per certi versi. Infatti io devo ringraziare davvero tanto il mio gruppo sportivo, perché senza questo non sarei mai riuscita a dedicare così tanto tempo alla scherma e ad arrivare dove sono arrivata. I maestri, i fisioterapisti, i preparatori atletici, i psicologi fanno tanto, però il gruppo sportivo è quello che in realtà c'è sempre. È importantissimo, sì, è verissimo. Allora, abbiamo detto tu le persone importanti, ma ci sono delle persone che ti seguono e a quel punto noi non abbiamo fatto altro che sentirle per il semplice fatto che ti devono appoggiare e ti hanno appoggiato. Andiamo a sentire. La cosa che la contraddistingue di più è il bel sorriso che ha. Lei mostra sempre questo sorriso che dà ottimismo agli altri. Il nostro atrio durante l'anno si incrementa delle medaglie e quindi le medaglie dell'anno vengono mantenute, vengono conservate in atrio, quindi a memoria della fruttuosa annata, dopodiché vengono archiviate. Mara vive ormai a Roma da più di 7 anni, chiaramente adesso ci siamo un po' abituati ad averla lontana, però noi ci sentiamo dalle 3 alle 5 volte al giorno. Mara ha dato tanti momenti belli, importanti, un ultimo momento è stato quando si è laureata il 18 aprile e quindi ha raggiunto anche questo bel obiettivo che rincorreva appunto da tanto tempo. La prima gara di Coppa del Mondo è stata diciamo, il momento che ci ha fatto capire, uno dei momenti che ci ha fatto capire che Mara veramente poteva fare dei passi veramente in avanti e arrivare in alto, ecco, come speriamo. Abbiamo chiuso le immagini con il saluto, ma quanto è difficile distaccarsi dalla famiglia, perché comunque tanto. Non è facile, perché uno pensa vado a Londra, faccio le Olimpiadi, ho vinto le gare di Coppa del Mondo, sono campionessa italiana, ho fatto tutto, poi la realtà cosa c'è dietro? Dietro c'è, al di là di allenamenti che cominciano 2 volte a settimana, 3 volte a settimana aumentano, poi c'è anche un distacco perché per una scelta sportiva uno deve cambiare. Sì, io vengo da una realtà molto piccola, diciamo, dove emergere forse è anche più difficile. Certo. Per chi magari vive a Milano, vive a Roma, allenarsi, trovare i mezzi, le possibilità, forse è più facile. Io, diciamo, sono andata via di casa un po' perché volevo provare cosa significava vivere da sola, ero entrata nel gruppo sportivo, volevo sentirmi grande, avevo ambizioni. Certo, giusto. E, col senno di poi... lo rifarei, però è stata veramente dura. Prima cosa, internet, il contratto del telefono. Sì, penso che sia salita alle stelle, se tu 5 volte al giorno. Ma che ci dite 5 volte al giorno? Vabbè, comunque. Sono aggiornata. Diciamo che sono una famiglia molto unita, sento spesso anche i miei fratelli, una sorella più grande. Tutti hanno fatto scherma. Tutti hanno fatto scherma, mia sorella più piccola in realtà è ancora... diciamo, è entrata nel gruppo sportivo, quindi ha fatto medaglia, ha fatto un'argenta mondiale, tranquillamente. Si fa sciabola, però mi può seguire. Ah, però sulla sciabola? Sì, mio fratello ha lasciato poco tempo fa, ma per l'università, e sì, sono molto legata a loro, devo veramente tanto. Allora all'inizio... Ma ti hanno lasciato libera, sì? Sì, sì, sì. E perché anche quello, diciamo, non essere oppressivi o certe volte molto protettivi. No, sono dei genitori, ogni tanto, quando mia mamma viene a Roma, viene in palestra, mi emoziona. Perché mia mamma non c'è mai nei miei allenamenti certo. E quindi quando viene mi emoziono, caspita, dico non posso emozionare. No,
fermi. No, no. Invece non girano sempre, spesso io, cioè, in giro per il mondo, le nostre gare sono veramente lontane, quindi ai mondiali c'erano, verranno a Londra. E sono quale, altre emozioni. Sono cioè, altre emozioni. Però col fatto che non, forse col fatto che non ci sono spesso, quando ci sono ho una carica in più e poi meglio, mi sento protetta, loro mi proteggono. Perfetto. Senti, emozioni adesso le stai regalando anche ad altre persone e soprattutto poi spero che le regalerai al nostro pubblico poi alle Olimpiadi, prima agli europei poi alle Olimpiadi. Speriamo. Questo qui è una cosa meravigliosa. Adesso però le emozioni sono anche, diciamo, di vita quotidiana, vita tutti i giorni. Sì. Abbiamo sentito un'altra persona, era doveroso. Non alzare il sopracciglio. Siamo innamorati così, quasi per caso. Beh, Mara fuori dalla pedana è una persona molto solare, molto attiva, non si ferma mai un attimo. È mia moglie, che ti devo dire? Sì, come atleta è molto, molto forte, molto grintosa, non molla mai, è molto perfezionista. Solo che qua sono in bilico, anche nella sua vita normale, molto meticolosa, molto precisa. Infatti ogni tanto mi rimprovera quando lascio magari un po' casa in disordine. Aspetta, cioè fammi pensare. La nostra prima vacanza non eravamo ancora sposati, abbiamo preso la macchina e dal Friuli siamo andati in Croazia, abbiamo fatto il giro di tutta la Croazia in 3 settimane in macchina, senza sapere né dove dormire, né dove mangiare, né dove spostarci, quindi quello sicuramente è un ricordo bellissimo. Che ti dico? Lei quando ritorna a casa, quando ritorniamo nel suo paese, che è Carlino, si sente libera, prende la bicicletta, va in giro nei campi ed è libera. Perché? I suoi progetti per il futuro, anzi i suoi obiettivi per il futuro. Il primo obiettivo era quello di raggiungere le Olimpiadi ed è stato raggiunto. Non mi viene questa, cambiamo domanda. Il secondo grande sogno è quello di avere un bambino e di creare, ampliare così la nostra famiglia. Rifammi la domanda. Simpatico, il servizio simpaticissimo. Facciamo prima Londra, poi dopo sull'ultimo desiderio aspettiamo, no? Anche perché certo, insomma, anche facciamo rimanere genitori e non qualcos'altro. No, l'obiettivo no, è quello. È un desiderio che ho sempre avuto, però è sempre stato con i piedi per terra questo desiderio, quindi quando sarà il momento sarà. Senti, ritorno alla prima domanda, diciamo, adesso abbiamo finito la nostra chiacchierata, siamo stati in un ambiente olimpico, c'è la torcia davanti, chiudendo gli occhi, perché tu volevi guardare sempre le stelle, vedrai le stelle del cielo prima di Legnano e poi di Londra, ma che cosa ti prometti dentro? Dicevo, ovviamente di mettercela tutta, però... Di avere fantasia e di poter ingannare così i miei avversari con la fantasia. Brava, brava, questa è una frase che aveva detto anche Cerioni... Col fioretto, però diciamo che lui colpiva dietro sì, la schiena, era fantastico in questo. Sì, io questo è quello che mi prometto. Brava. Grazie. Allora, complimenti, ti ringrazio di essere stata qua con noi. Grazie, grazie a voi. Ti abbiamo regalato questa mezz'ora di divagazione di attività spadistica. Volentieri. Intanto adesso c'è un passaggio di lama, di consegna, perché subito dopo di te ci sarà Paolo Pizzo, quindi diciamo sì, compagni, vi abbiamo visto pure. Compagni di palestra, ma di anche maestro. Ma mangiate, no? Perché... E la foto di prima eravamo a casa del maestro, dove la moglie, super cucina, cuoca russa, mamma ci aveva preparato questa cena che sembrava veramente un pranzo di nozze. Allora Mara, là c'è il tabellone per firmare, ti ringrazio molto. Grazie. Bocca al lupo per tutto. Crepi. Alla la firma di Mara Navarria, spada, vincitrice Coppa del Mondo, campionessa italiana, bronzo, tante affermazioni. La sua firma sul tabellone olimpico, intanto vi ricordo cosa ci sono. Non poteva non esserci i campionati d'Europa tutti i giorni a partire dalle 17.30 di venerdì con la grande novità preolimpica da Legnano, campionati ovviamente europei di scrima e poi calcio mercato alle ore 23 dal lunedì al venerdì con Alessandro Bonan e poi attenzione perché comincia il grande torneo sull'erba, The World Championship Wimbledon da lunedì 25 con la firma di Nava Navarria, di Mara Navarria. Io vi saluto e vi do appuntamento tra poco con un altro grande personaggio perché attenzione, sta arrivando colui che è campione del mondo in spada. A tra poco.